Eccoci qui a fare quattro chiacchiere tra di noi. Come avete visto all'inizio del video, vi ho fatto vedere su per giù l'utilizzo che si può fare con questo oggettino. Ve l'avevo anticipato che avevo preso un oggettino molto simpatico ed interessante da avere sia all'interno del camper sia all'interno di una banda imbarcazione, quindi della nautica, del campeggio in generale, ma ovviamente anche a casa, anche nella vostra autovettura, ma in qualsiasi condizione in cui serva una telecamerina, una microcamera da poter infilare veramente dappertutto e impermeabile. Attenzione, perché parliamo di impermeabilità. Ci sono poi altre cose che possiamo andare a sperimentare con questo tipo di telecamerine. Per esempio, non l'ho messa le immagini perché non è bello da vedere. Ho provato a scandagliarmi la gola, a vedere com'era l'interno della gola, perché comunque ha dei micro LED. Ve la faccio vedere più da vicino ed è questa qua. Questa, vediamo se mette a fuoco. Questi sono tutti i micro LED. Adesso la prova ad accendere. È dotata di un ricetrasmettitore WiFi, quindi noi abbiamo il cavetto di ricarica che è una micro USB, non è una USB-C, ma non servirebbe più di tanto su questi tipo di apparecchi. Andiamo ad innestare il nostro USB tipo A classico, schiacciamo l'interruttore, si accende la luce verde, significa che adesso è in funzione e come vedete si accendono i micro LED. Qui c'è un filo comando con un potenziometro che regola la potenza dei LED. Vedete? Da molto luminoso a quasi zero. Quindi voglio dire, è una telecamerina che si presta a molteplici utilizzi, al controllo. Adesso io la spengo. Si presta molto al controllo delle tubature, al controllo di parti all'interno del vano motore, irraggiungibili dall'occhio umano, ma tantomeno poi da una torcia, da qualche cosa, insomma, per andare a scandagliare, andare a vedere, a ispezionare quelle anfratti un pochettino truboli, tipo potrebbe essere uno scarico della cucina, così come potrebbe essere il vano boiler del camper che è sempre poco accessibile, potrebbe essere uno scarico, potrebbe essere un qualsiasi cosa. E in più ci sono alcuni accessori in dotazione nella custodia. Io non vi ho fatto l'unboxing perché voglio dire, alla fine l'unboxing è fine a se stesso, è una scatola, come vedete è un packaging molto semplice, wifi camera, e all'interno troviamo il cavo telecamera che è lungo 3,5 metri, quindi è estendibile per 3,5 metri. Capite quanto è facile andare
la potete usare pure come webcam o come retrocamera, cioè potete fare veramente la cosa. Io posso utilizzarla anche come retrocamera, voglio dire, nella peggiore delle ipotesi, e c'ha mille utilizzi, no? Mille motivi per avere una telecamerina in più in camper, e tramite wifi si collega al vostro cellulare. Ora sto registrando con lo smartphone, ma vi faccio vedere alcuni screen e alcune registrazioni del monitor per quanto riguarda l'applicazione, che poi vi metterò giù in descrizione al video. Gli oggettini all'interno della custodia, all'interno del packaging, sono questi. Uno, sono tutti abitabili, hanno una filettatura interna, quindi questa è la femmina, va sul maschio. Ve la faccio vedere in che modo si va ad avvitare, in questo modo qua. In questo caso ho avvitato uno specchietto, questo è uno specchietto per far sì che noi, andando giù, possiamo andare ad ispezionare qualcosa che è verso l'alto. Faccio un esempio: voi dovete entrare in un buco, che ne so, in una tanica, avete un problema sopra, questo con lo specchietto sta ispezionando il tetto della tanica stessa, e questo è uno. Poi abbiamo il secondo, che è molto utile, e chi non è mai andato nel proprio cofano motore e gli è caduto un dado, una vite, un qualcosa là sotto dove non è possibile andarlo a prendere neanche diventando un puffo, e quindi abbiamo la nostra piccola calamita che si avvita e il magnete che va ad accaparrarsi il metallo. Terzo, molto 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 comodo, a parte che è durissimo, io non so se questo sia, questo comunque è in materiale metallico, attenzione, non è plastica, questo parliamo comunque di metallo, è un gancio, il gancio che serve ad andare a recuperare un qualcosa che potrebbe essere un cavo, potrebbe essere, non lo so, in una tubatura potrebbe essere un groviglio di capelli, qualsiasi cosa che va, un tappo di carta, qualsiasi cosa che va ad otturare, che vi serve da rimuovere, e questo è un gancetto che si va ad avvitare alla telecamera e si va a recuperare il tutto. Ce ne sono anche dei migliori, in termine tecnico questo è un endoscopio, però certo questo è un HD, non è in full HD, non è a livello professionale, non è a livello industriale, ce ne sono di vari tipi, di vari prezzi, arrivano fino a centinaia di euro, ovviamente spendendo 20 euro, 22 euro, vi dovete accontentare di questo qua. Quindi ragazzi, qualora voi ne abbiate bisogno, è un oggettino molto simpatico, poi con la fantasia lo potete utilizzare veramente come retrocamera, lo potete utilizzare come camera, io potrei utilizzarlo anche come action cam, nel senso me la potrei mettere attaccata agli occhiali, devo fare ancora qualche test. Immaginatevi a metterveli così agli occhiali, vi mettete la telecamerina accanto con il LED, no? Tanta roba ragazzi, tanta roba, perché comunque la fantasia ragazzi, la fantasia quando galoppa. 20 euro per una telecamerina che potete infilare in qualsiasi parte, un tubicino, in qualcosa, nella gola, agli occhiali, ma non lo so, sul montante del camper sopra, perché è wifi, non ha bisogno di nulla, una volta caricata la batteria, che la batteria poi è estraibile ovviamente, questo è tutto il modulo wifi, anche con una prolunga. Niente ragazzi, quando cercate qualcosa che vi serve non la troverete mai. Potete provare ad attaccare una prolunga USB, e quindi da 3 metri e mezzo diventa 6 metri e mezzo, quindi potete capire che da distante potete scegliere la qualunque, tutto in base alle vostre esigenze, alla vostra fantasia del momento. Ve l'ho detto, la fantasia unita ad una videocamera non ha limiti, quindi non lo so se farò il reso, devo studiarmela ancora un po', vedremo. Per ora vi lascio, vi ringrazio di essere stati qui con me qualche minuto, addirittura quasi un quarto d'ora abbiamo parlato, però vi volevo mostrare questo oggettino molto simpatico, assolutamente da avere in camper, assolutamente da avere, cioè non c'è una scusante per cui dite no a me non serve, no non è vero, specialmente nel camper con tutte le taniche, l'acqua nera, l'acqua grigia, qualsiasi conduttura, nel camper sono tutti spazi angusti, questo non potete non averlo ragazzi, è un po' come la nafta nel motore, è essenziale. A mio avviso è essenziale, poi se siete amanti del fai da te, se poi anche per cambiare un fusibile portate il camper in officina, allora a voi non vi serve niente, solo il portafoglio gonfio.
Quindi iscrivetevi al mio canale, mettete un bel like ad ogni video, condividete sui vostri social così i vostri amici potranno vedere quello che combiniamo insieme, magari far parte della community, perché no? È sempre bello vedere la community crescere, siamo oltre 3.000, è bello, dai, fa sempre un gran piacere, il cuore, come fanno i giovani oggi così. Ciao!